amici, sono Mauro, gli orti di Mauro. Andiamo a verificare adesso quello che era l'esperimento. Vi ricordate che abbiamo fatto un video di semina nel soil blocker di questi semi. Naturalmente qualche erbetta è sempre esterna, è più veloce a crescere delle nostre colture. Questo compost probabilmente è, tra virgolette, contaminato dalla portulacca, che ne esce veramente a tonnellate. E pazienza, non fa niente, la controlliamo, lo lasciamo anche andare, non è un problema. Dunque, questa semina era dell'11.4, quindi l'11 aprile. Era stata fatta la semina nei blocchetti. Oggi è il 4 di maggio, quindi mancherebbero ancora 6 giorni più o meno a arrivare al mese. Erano 30 blocchetti con seme singolo, ne sono praticamente vuote, ce ne sono solo 10, e però in alcune di esse sono nate più di una pianta, quindi vuol dire che il seme singolo comunque conteneva più, diciamo, il pezzettino che io ho messo, questo granino qua che si mette quando si fa la semina. Ecco, per esempio questo stava cercando di radicare adesso, ha tirato fuori la radichetta in questo momento ed era appoggiato in superficie così. Probabilmente poi, anche bagnando, alcuni di questi sono riusciti a venire a galla o magari si sono poi spostati. Quindi non è detto che da una singola pallina di queste fosse uscita una pianta sola, ma da quello che vedo qui ce ne sono, per dire, 3, qua ce ne sono 2, qua ce ne sono 2, qui altre 2, qui addirittura 3 ancora, 2 ancora. Ecco, diciamo che lì di massima, se vado a contare il numero delle piante, l'esperimento è riuscito, quindi sono tutti, hanno un'ottima germinazione. Se il singolo blocco, quello vuoto, comunque lo dovrò scartare, vabbè, allora a quel punto ho un terzo del lavoro, 10 su 30, un terzo del lavoro è andato a pallino. Però diciamo che sono comunque, fondamentalmente sono pienamente soddisfatto, considerate che ho un barattolo del caffè pieno di questi semi, per cui ci può stare che qualcuno comunque non ha iniziato a schiudersi o magari aveva bisogno delle tempistiche differenti. Fermiamo qua, metto in pausa. Oggi con questi blocchetti, adesso una volta che si sono appunto già presentate le piante, le porto in campo e farò una cosa che magari a qualcuno di voi può sembrare o sbagliata o inaudita. Devo strappare delle piante che comunque stanno andando a fiore per due ragioni. Uno, quando mi cresceranno molto per andare a fiore, le coste arrivano veramente molto alte e quindi nel cassoncino con la protezione non ci starebbero comunque. Due, di quelle piante, appunto, come detto, ho un barattolo già pieno di semi e quindi a me non serve averne comunque altre. Quest'anno questo giro lo salto, perlomeno per questa stagione lo salto. Vado, tolgo quelle piante là che andranno a finire nel compostaggio e al posto di quelle avrò il trapianto di questi blocchetti. Metto in pausa e ci vediamo di fuori. Dunque, eccoci. Ora, come abbiamo detto, alcune di queste piante vengono, perché il cappottino che avete visto non è altissimo. Questa, per esempio, sta andando a fiore perché fa il gambo grosso e parte verso l'alto perché deve andare appunto a riprodursi. Hanno passato l'inverno, hanno passato il gelo, ora si trovano condizioni in cui la sua genetica, la sua natura gli dice devi riprodurti, e quindi per farlo probabilmente scapperanno a fiore. Il problema di queste piante, come dicevamo prima, è che non ci staranno perché arrivano addirittura anche a volte a 2 metri prima che poi seccano e si mettono in uno stadio in cui tu potrai andare a raccogliere i semi.
Quindi io non mi posso permettere questo lusso in così poco spazio e, come detto prima, ho già questi semi e di conseguenza io cosa faccio? Adesso vado a eliminare la mia pianta, la quale appunto lascerà il posto. Cerco di scrollare tutta la parte radicale qua nel mio compost comunque, e queste piante lasceranno lo spazio a quelle nuove. Anche se apparentemente sembra una violenza che noi andiamo a fare nei confronti di queste piante, posso anche condividere questo pensiero, però non dimentichiamoci un particolare che è, primo, io comunque ho la possibilità di rifarle in qualsiasi momento perché ho veramente molti semi e non devo assolutamente comprarmeli. Secondo, mettendo queste piante nuove, rinizio il ciclo e queste non vanno a morire, vanno a finire nel compost, quindi torneranno poi una volta qua, una volta che si saranno trasformate. Quindi è soltanto una parte del ciclo che noi andiamo a fare in questo caso. Nel frattempo ne produrrò delle altre e tutto si chiuderà in questo modo, il nostro cerchio si chiude in questo modo, per cui non lo vedo assolutamente una violenza in questo caso. Questa cicoria comunque si riproporrà da sola e anche se la strappo non mi dà assolutamente nessun problema perché quella viene su anche quando non serve. A me non dispiace perché piace molto anche mangiarla. Guardate, questo fiore lo lasciamo lì. Quel fiore lì non è servito alle api naturalmente perché era dentro e non avevano la possibilità di entrare dalla rete. In compenso ne ho lasciati milioni di fuori praticamente. Giornata di aerei, continuano a partare apparecchi tutto spiano, chissà dove deve volare tutta questa gente. Poi vediamo che ci sono migliaia di centinaia di compagnie di volo tutte in perdita, tutte che registrano fallimenti, viaggiano vuoti tutto il giorno avanti e indietro, come vedete un po' voi. Questo è il mio pensiero. Mettiamo un po' di musica. Thank you.
Dunque, eccoci che il lavoro è terminato. Ho, come detto, appunto, tolto tutte le piante che avevo già di coste a gamba rossa e qualcuna anche di quelle chiare. Andranno, come prima dicevamo, a finire nel compostaggio e adesso le ho rimesse nuove, che erano quelle provenienti dall'esperimento dei 30 blocchetti, di cui esiste già il video che vi metto in sovraimpressione in questo momento. Ora, abbiamo detto è il 4 maggio, quindi memorizziamo questa data, e da questo trapianto ormai in cassone aperto io metterò la protezione, chiaramente, perché qui se ci salta dentro adesso una gallina fa una strage, perché oltre a beccarmi tutta l'insalata, chiaramente guastarmela raspando, andrà a mangiarmi tutti gli ombrichi che abbiamo visto prima. Ne ho sollevato uno che ho trovato comunque, quindi è segno che questo terreno comunque sta lavorando. C'è un terreno con dei lombrichi che lavorano per me, che mi tengono smosso il terreno e lo tengono fertile in questo caso. Quindi io direi che per questo video è tutto, e rimandiamoci come sempre alla foto e comunque ai vari commenti, piuttosto che sul profilo Instagram o sulla pagina Facebook, dove andremo a vedere il seguito di questo sviluppo, di questa semina, di questo trapianto di questa mattina. E da Mauro, gli orti di Mauro, è tutto. Vi ricordo le solite cose: iscrivetevi, spuntate la campanella, abbiamo la rubrica gli orti dei follower, dove potete inviarmi le foto, gli orti di Mauro @gmail.com è la mail da utilizzare. Alcuni di voi l'hanno già fatto, altri lo faranno, credo. È una bella esperienza e stiamo insieme vivendo questa nuova avventura, diciamo, chiamiamola così. Da Mauro ancora è tutto, vi saluto, al prossimo video, ciao!